Cari amici di Live Social, bentornati al nostro consueto appuntamento con le interviste. Oggi a farmi compagnia Raffaello Benedettini. Raffaello, eccolo qua. Ciao a tutti. Caro Raffaello, dovete sapere che Raffaello, oltre a essere un esperto e appassionato di cultura russa, è anche un insegnante. Sì, sono un insegnante di lingua italiana per stranieri e soprattutto sono un interprete italiano-russo, russo-italiano, perché parlo russo fluentemente grazie ai miei studi. Sono laureato in lingue e letterature straniere e ho studiato russo come prima lingua straniera, ovviamente, e ho avuto la fortuna di vivere a Mosca, la capitale della Federazione Russa, per 10 mesi. Che non sono pochi, quindi si è fatto anche caldo e freddo? Sì, mi sono fatto un po' tutte le stagioni. Freddo e freddo? L'inverno è molto freddo, la temperatura è scesa anche a meno 28 gradi, devo dire che non ho passato bei momenti in quei 3 giorni in cui la temperatura è stata così bassa. Ora sai come si sentono le bistecche nel freezer? So cosa vuol dire sì essere nel freezer, perché quando la temperatura va sotto i meno 15, ho notato, e questo vale anche per i russi, ti puoi vestire caldo, cioè pesante quanto ti pare, puoi essere coperto quanto vuoi, avere tutti i vestiti del mondo sopra, ma comunque ti inizi a congelare, perché come stare veramente in un freezer a cielo aperto, puoi stare massimo per strada 10 minuti, poi ti devi chiudere in un bar brevi. O nella metro. Sì, sì, esatto, è vero, l'ho visto fare anche i russi, quindi insomma... E quindi sappiate, non sono poi così temprati come si diciamo, non più di noi, sono esseri umani comunque, no? Sono un popolo in realtà molto aperto, è vero che all'inizio possono sembrare chiusi e freddi, ma una volta che si sciolgono sono eccezionali, un po' come un italiano, un popolo molto aperto, che ha la cultura dell'ospitalità. Senti, ma è vero che bevono la vodka come noi beviamo il vino a pranzo, cena? È vero, c'è... Allora, amano molto il vino italiano, però diciamo un po' per scaldarsi dal freddo. Ho utilizzato un noi perché anche a me è successo che per scaldarmi dal freddo lì uno sciottino di vodka... L'ho preso, d'altronde non ha mai fatto male a nessuno uno sciottino di vodka, dai. Scherzi, uno bere responsabilmente va bene, uno sciottino serve proprio per responsabilizzarti e scaldarti, insomma. Ma lì neanche c'è bisogno, almeno a Mosca, di guidare. È vero che c'è un traffico bestiale, ma c'è una metro straordinaria che ti porta in ogni angolo della città, per cui lì si può bere responsabilmente senza creare poi problemi. Ecco, adesso noi approfittiamo della tua preparazione sulla cultura russa proprio per sfatare alcuni miti e leggende che sono totalmente falsi. Assolutamente sì, come purtroppo vengono dette troppe cose non vere sulla Russia, noto qui in Italia ma un po' in Europa in generale. Beh, c'è un po' il montare su ciò che non conosci, giustamente abbiamo già cominciato col dire sono esseri umani, hanno freddo anche loro, già questa è una cosa di cui tenere assolutamente conto. Poi qua si vocifera di un Putin dittatore. Io posso smentire e me ne assumo ogni responsabilità a questa cosa, Putin non è un dittatore, in primis perché dal popolo... è ben voluto, almeno fino a questo momento. Devo dire che negli ultimi mesi ha ricevuto delle critiche, perché dal 1 gennaio ha aumentato l'IVA del 2%, e ha aumentato anche l'età pensionabile, quindi è la fase forse storica dove è criticato di più, però è lì perché quindi dal popolo è voluto. In realtà è molto più occidentale di quello che, ci vogliono far credere. Assolutamente sì, poi una città come Mosca, dove c'è liberismo e capitalismo sfrenato, sì. Devo dire che hanno questo... per onor del vero, un concetto di democrazia un po' diverso, si può chiamare democrazia guidata, comunque è un paese che viene da 70 anni di dittatura comunista e hanno iniziato a conoscere la democrazia nel 1992, quindi sono ancora in un processo che li porterà piano piano ad avere un concetto di democrazia come noi lo intendiamo, ma non si può definire dittatura, assolutamente deve no. Deve fare il suo corso, questa crescita deve fare il suo corso. Ogni cosa ha il suo tempo. Poi, quello che ti volevo chiedere, è una domanda penso che si staranno ponendo tutti in questo momento, ma è vero che i vari Albano, Ricchi e Poveri, Pupo, sono così famosi in Russia? Assolutamente sì, il più famoso di tutti è Adriano Celentano, che in Russia però non c'è mai stato, vista la sua... fobia di volare, lo hanno invitato più volte ad andare anche in treno, ma lui ha sempre rifiutato. Sì, Albano e Pupo, lo stesso Celentano, hanno una fama in Russia che è paragonabile a quella che hanno qui in Italia un po' gli storici cantanti stranieri, nel caso specifico britannici, come Mick Jagger, Paul McCartney, così tanto? Freddie Mercury. Cavolo! Sì, ma il motivo è semplice. Negli anni Ottanta la... TV di Stato della loro Unione Sovietica e la casa discografica, che poi era l'unica casa discografica del regime, chiaro, acquistarono i diritti di Sanremo e delle canzoni italiane. E quindi? E furono le prime canzoni straniere che ebbero la possibilità di essere ascoltate nell'allora Unione Sovietica, per cui è rimasto questo mito di questi cantanti italiani famosi negli anni Ottanta in Italia, appunto,
e poi successivamente anche all'estero nella loro Unione Sovietica, proprio perché hanno il ricordo della prima musica straniera che è entrata nelle case delle persone, e anche i giovani, anche gente di 18-20 anni conosce tutte le canzoni più famose, ma non solo Albano, Pupo, Celentano, ma anche Ricchi e Poveri, Drupi, i Mattia Bazar, ed è un piacere quando si parla con loro cantare queste canzoni, in particolare l'italiano di Toto Cutugno. Oh beh, l'italiano è la più celebre forse in assoluto come canzone. Assolutamente sì, Celentano è il cantante più famoso, però la canzone più famosa è l'italiano di Toto Cutugno. Senti, che cosa ti sentiresti di consigliare a un italiano che per la prima volta va a Mosca? Cosa intendi? Cose da visitare? Come comportarsi? Cosa bere? Prima di tutto come comportarsi, perché imparare il rispetto per chi ci ospita è fondamentale. Fondamentalmente l'italiano in Russia è amatissimo. I russi hanno un amore per l'Italia e per gli italiani che posso definire viscerale. Forse loro amano l'Italia più degli italiani stessi. Quindi bello. Se si va lì in maniera cortese e gentile, l'italiano sarà sempre benvenuto e ben accolto. Veramente, basta dire io sono italiano. Quello che posso consigliare è provare ad avere un minimo di interesse per la cultura russa e per la Russia stessa, perché i russi sono un popolo molto nazionalista, molto orgoglioso, e quindi apprezzano chi anche un minimo si interessa alla loro cultura. Io posso dire in Russia di non aver mai avuto problemi, anzi di essere stato sempre ben voluto, grazie al fatto che parlo russo fluentemente. I russi apprezzano molto questa cosa. È raro trovare uno straniero che parli bene la sua lingua. Ci sono, non sono l'unico, non mi voglio vantare, però è un punto a proprio favore. È anche vero che comunque non è una lingua facile da imparare. Non è una lingua facile, no, assolutamente no. Una lingua è sempre una lingua indoeuropea. Adesso, senza entrare nel discorso tecnico-linguistico, la cosa veramente difficile della lingua russa è che è una lingua flessiva, ovvero che ha i casi, come il latino. Questa è la vera difficoltà che un italiano che si cimenta per la prima volta nella lingua russa nota più di ogni altra. Il fatto di utilizzare i casi, quindi per fare un esempio molto semplice, vodka, che si dice vodka in russo, se io dico nel vocabolario troverai vodka. Però se io voglio dire amo la vodka, io люблю vodku, e se voglio dire vorrei un bicchiere di vodka, я бы хотел стакан водки. Quindi cambia la fine delle parole a seconda del caso. Il contesto dove la utilizzi. Esatto, in italiano possiamo dire del tipo di complemento, in russo si dirà del caso, come era per la lingua latina, per esempio. Che meraviglia, amo queste complessità, le adoro. È stata un po' una sfida che ho accettato, perché a suo tempo avevo una fidanzata russa, quindi avevo anche una forte motivazione e la possibilità di praticare poi la lingua che in quel momento stavo studiando. Oggi all'occorrenza tu potresti essere anche una guida da ingaggiare per poter andare in Russia. Beh, Mosca la conosco molto bene. Ho visitato anche altre tre città, che sono San Pietroburgo, Kaliningrad, che è l'exclave russa tra Polonia e Lituania, una volta si chiamava Königsberg, la patria di Kant. Infatti lì c'è anche la tomba del filosofo tedesco. Meraviglia. E Smolensk, una città di campagna vicino alla Bielorussia. Però Mosca è quella che conosco veramente bene, veramente nella quale posso fare da guida, assolutamente sì. Io direi che allora adesso non ci resta che invitare i nostri ascoltatori e video spettatori che poi si guarderanno il video a prendere contatto con te il più rapidamente possibile cercandoti su Facebook con il tuo nome e cognome, ovvero con Raffaello Benedettini. Giusto. Oppure scriverti al tuo indirizzo di posta elettronica, che è appunto nome e cognome Raffaello Benedettini @gmail.com, o cercare il tuo profilo Instagram Raffaello Benedettini minuscolo, tutto attaccato. Quindi Raffaello Benedettini, mi chiamo solo io così perché ho un nome non molto comune, Benedettini neanche un cognome così diffuso, per cui lo troverete senz'altro, perché dovete farlo, perché se la vostra intenzione è quella nel breve termine o anche nel lungo termine di partire per andare a visitare Mosca, lui può darvi tutte le indicazioni possibili, può essere ingaggiato anche come guida. Assolutamente sì. Interprete anche, indispensabilmente in questo caso, perché per noi italiani se non abbiamo un minimo di preparazione difficilmente potremo farci comprendere. In un paese dove l'inglese poi è conosciuto molto poco. Giustamente. Madonna, li amo sempre di più sti russi. Vabbè, anche io, dei russi ci si innamora in maniera irrimediabile. Prima di salutare i nostri amici, dimmi se è vero che quando si brinda poi si rompe il bicchiere. No, non è mai successo. Si brinda tante volte, si beve tante volte in una sola serata, ma il bicchiere non si rompe. Anche perché dovrebbero fare fabbriche di vetro infinite, altrimenti. Anche perché poi si perde l'alcol, quindi non è una cosa
che i russi amano molto. Bene, ed è su queste ultime parole che noi ci congediamo e salutiamo il nostro carissimo Raffaello. Ci diamo appuntamento alla prossima intervista. E di nuovo, Raffaello, grazie. Grazie a te. Ciao a tutti. A presto.